Ciao ed eccoci nella diretta di oggi sul discorso della fatica di perdere del peso. Molte persone mi dicono oggi che hanno questa difficoltà di perdere del peso. Perdere del peso a livello fisico e sto parlando anche del peso a livello mentale, perché sai cosa vuol dire andare a letto con tanti pensieri, con tante preoccupazioni e non riuscire ad avere la testa leggera, la testa libera per ascoltare magari il tuo bambino, il tuo compagno, la tua compagna, collega, quando sei pieno, con la testa piena, sovraccarica. Ed ecco, sicuramente fai la cura per quanto riguarda il peso fisico, però sai bene che più siamo nel vuoto, e questa è la parola chiave di oggi, il vuoto. Più si è nel vuoto, bisogna liberare per dopo appunto perdere del peso, sia fisico che mentale. Quindi vuoto nella pancia. Se hai fame, non aver fretta di riempirti la pancia. Lasciati del vuoto, non succederà nulla. L'uomo può stare delle settimane e dei mesi senza mangiare nulla, senza bere no. Quindi mi raccomando, bevi, rispetta i tuoi ritmi alimentari. Però dovresti sentire più volte nella giornata il senso di vuoto, vuoto nella pancia. Proprio a livello fisico non può essere una testa libera se hai la pancia piena. E sai bene quando è pieno. Il limite lo stai eccedendo dopo che sei sazio, quando mangi ancora ed è già quel troppo. Come fare per avere il vuoto nei pensieri? Il vuoto nei pensieri lo puoi fare attraverso gli espiri, quindi lascia la fase del espiro lunga, proprio un senso che stai svuotando da dentro, stai svuotando dalla pancia, dalla testa, è come se tu mandassi via dei pensieri come delle nuvole, come un vento. L'espiro è proprio nella disciplina orientale della medicina tradizionale cinese. Il soffio è come il vento che spazza via, che regola, che equilibra. E quindi, quando hai tanti pensieri, quando ti senti troppo peso, anche a livello fisico, ricordati il vuoto, che non è il vuoto della solitudine. Il Tao dice che il vuoto è quella capacità di poter accogliere. Il vuoto della pentola ti permette di poter accogliere, di mettere la pasta dentro, di fare una buona pasta. Il vuoto di un secchio è per mettere appunto dell'acqua dentro. Quel vuoto che accoglie, non un vuoto della solitudine sofferente. Ti saluto e mi raccomando, oggi la parola chiave vuoto, svuotare, liberarsi dagli eccessi, perché oggi viviamo nell'epoca degli eccessi. Buona giornata e una meravigliosa giornata vuota. Se ti è stato utile questo video, condividilo con i tuoi amici. Sono Viorica Arhiri, naturopata bioenergetico, ed aiuto le persone a raggiungere il benessere interiore, il benessere fisico ed anche mentale, un equilibrio delle emozioni, per vivere la vita con passione e vitalità. Ciao, buona giornata!